Riformare il servizio socio-sanitario. Si può e si deve. Dovremo convivere per un periodo indefinito con il coronavirus. La pandemia ha mostrato lo straordinario valore delle lavoratrici e dei lavoratori che si occupano della nostra salute, ma anche i limiti del nostro servizio socio-sanitario. Un New Deal per la salute. Un progetto per dare innovazione e qualità al servizio socio-sanitario nazionale. Un nuovo corso per la salute che valorizzi le esperienze positive di questa prima fase dell'emergenza e risolva i problemi cronici che ci trasciniamo dietro. La nostra proposta è un sistema socio-sanitario che si prenda cura delle persone per l'intero arco della vita. Un servizio per la comunità. Vogliamo mettere la persona al centro e rendere il territorio il centro della cura, con le case della salute, i servizi di prossimità e i professionisti di comunità. Bisogna potenziare i servizi di prevenzione e di protezione ambientale perché gli ospedali non siano l'unico luogo di cura e i pronto soccorso tornino alla loro funzione originaria. Servono più posti letto, spazi e risorse per la continuità assistenziale, la medicina scolastica, una nuova dimensione per le cronicità e le cure domiciliari. Vogliamo i medici di famiglia assunti dal Servizio Sanitario Nazionale. Più risorse e nuove regole. In 10 anni la sanità ha subito tagli per 37 miliardi di euro e tutti abbiamo visto i risultati. La logica dei costi standard e dei commissari straordinari non ha funzionato. La divisione dei poteri fra governo e regioni non ha funzionato. Siamo alla vigilia di stanziamenti senza precedenti. Potremo spendere, ma dovremo saper spendere bene. Dobbiamo investire in personale, tecnologie, organizzazione del lavoro e dei servizi. Per mettere in sicurezza il sistema e avviare la riconversione ecologica delle strutture, per eliminare le disparità tra territori e garantire il diritto alla salute a tutti. Un patto istituzionale per rendere esigibili, ovunque, i livelli essenziali di assistenza. Più lavoro e più tutele. Vogliamo un piano straordinario di assunzioni per chiudere il buco provocato dal blocco del turnover e dai tagli. Servono medici di medicina generale e specialisti. Occorre stabilizzare i precari e dare continuità alle assunzioni fatte durante l'emergenza, partendo dalle graduatorie esistenti e garantendo formazione. Diritti e strumenti. Per un uguale lavoro vanno garantiti uguali diritti. Vogliamo il rinnovo dei contratti, stipendi all'altezza e andare verso l'unificazione fra pubblico, privato e terzo settore. Un nuovo sistema di carriere per valorizzare la multidisciplinarietà e la crescita professionale. Vogliamo un sistema di regole contro il dumping e per la qualità, che promuova il riequilibrio nella gestione, perché pubblico è meglio. Questa è la nostra proposta per una sanità pubblica e universale.